Andiamo al calcio femminile, quarta di ritorno, serie A2, gironi B. Carpisa e Amamai Napoli, ex Schio, 5-1. Francavilla Fontana, Fortitudo, 2-0. Marsala Perugia, 1-3. Pordenone Pink Bari, 4-0. Vicenza Riviera di Romagna, 0-2. Imolese Siena Femminile, 3-2. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo il Pordenone a 35 punti, Riviera di Romagna 30, Fortitudo 27. Francavilla Fontana e Carpisa Iammamai Napoli 24, Perugia 22, Vicenza 20, Siena 18, Imolese 16, Pink Bari 9, Schio 8, Marsala 7 punti. Benissimo, ora, ed ecco il titolo che viene a tutto schermo. Tartarughine, Napoli, Carpisa Iammamai contro Exto, non so che significa Exto, ma sarà qualche reclamo, qualche ditta, Schio. Allora, chi ha visto per noi la gara? Sempre Roberto. Beato fra le donne. Sto sempre sul campo di Bacoli. Roberto, la Maria. dico subito in Dimmi partenza. A tutto. me mi piace. Dimmi. Mi piace come giocatrice, devo dire la verità, Dimmi come tutto. giocatrice. Calcisticamente parlando solamente. Calcista, mi piace il portiere. Sì. Ha Per forza, è la mia fatto preferita. una cosa tipo Ghita oggi, che non ti piacerà, Lascia però. perdere, lascia perdere, non fa niente. Perciò è bella, capito? No, vabbè, Vedi che no, poi però è brava. è È bravo, stato ogni un momento. tanto. Mi piace Come ogni portiere è brava. molto Di Marino, Come grande anche lui. giocatrice, è vero? Sei bravissima, bravo, bel Perfetto. difensore. Poi mi piace la bomber, La Pirona. fortissima. E poi l'altra nazionale. La ragazza però ha detto è Elisa Lecce. Perfetto. Fortissima con la Mare. Secondo me tecnicamente è la più forte E e la secondo vedremo me, spesso. su queste quattro ragazze dobbiamo fare la squadra di A1 perché c'è qualche possibilità che la Carpisa Iammamai Napoli prossimo anno potrebbe giocare in A1. Basta, Basta così. non dico più niente, vai alla Scusa, partita, dai. se vediamo le immagini così vediamo di cosa stiamo parlando fino adesso. Vediamo le due squadre in campo, naturalmente la Carpisa Napoli classica tenuta azzurra e l'Exto Schio col nome impronunciabile come ha detto Mario, la tenuta rossa. Questo campo piovato, ricordiamo, sabato alle 2:30. Inizia subito Elisa Licci su calcio d'angolo, ma il portiere del Santo è brava a deviare. Ci sta un'azione confusa nell'area del Napoli dove la palla si va sul fondo e quindi problemi per Alice non ce ne sono. Qua ci sta il numero 10 che allarga per la Boccardo, ma in questo caso la nostra Ghita Pignagnoli è bravissima a bloccare il pallone. Ma da questo momento è solo Carpisa. Bel lancio della Giuliano per la bravissima Elisa Lecce, diciamo l'AMSIC del Napoli, che prende l'incrocio dei pali esterno. Bel primo piano per il numero 10 campano. Ancora la Carpisa in avanti. Bella azione della Kensbock che mette in mezzo e il nostro bomber Valeria Pirone si avvita e la palla sfiora la traversa. Sentori di gol nell'aria e si vede un'altra punizione di Elisa Lecce che lambisce il palo. Ma sul lancio della Pignagnola al 40° minuto, bella rovesciata della Vitale che fa involare la Pirone davanti al portiere e come al solito l'11 campano non può sbagliare davanti al portiere. Si va negli spogliatoi con l'1-0. Inizia il secondo tempo e la Carpisa vuole mettere subito in ghiaccio la partita. È bravissima la Giuliano a mettere una palla in mezzo e la Pirone un'altra volta tu per tu col portiere fa il 2-0. Il Cassano in gonnella questi gol non li può mai sbagliare. Ma 2 minuti dopo ancora Valentina Esposito, colpo di testa di Vitale e Laugolini per il suo primo gol in campionato Fatris. 3-0 per le campane, l'esperto difensore toscano riesce a fare il 3-0. Ancora la Pirone in avanti, bello stop, gioca un poco con gli avversari, però questa volta non gli va bene, la palla lambisce il palo e il risultato rimane sul 3-0. Ma la Carpisa Napoli vuole aumentare le segnature, in questo caso la Pirone viene strattonata un altro poco dalla sua area di rigore, seconda ammonizione giustissima per il numero 5 Veneto e conseguente espulsione. Sulla palla va la Vitale, sorella del numero 3 del Napoli, però il bravo portiere blocca la palla senza patemi. Ancora la Carpisa in avanti e vediamo Elisa Lecce sulla fascia sinistra che si invola, indisturbata. Palla di giustezza di esterno che trafigge il portiere nuovo entrato Mohamed, non so se sia straniero, comunque il nome dice tutto. Ancora Mohamed si fa vedere in una bella uscita e la Colasun appena entrata ci prova dalla lunga distanza, ma la palla va molto alta sopra la traversa. La Colasuono lancia indisturbata Valeria Pirone in contropiede. La Pirone in questo caso è molto altruista, lascia la palla alla Rapuano che segna. L'arbitro annulla il gol e dopo Mario Cacciatore ci dirà se sì o se no. E qua la nostra Pignagnoli viene posseduta dallo spirito del portiere colombiano Higuita e si fa abbindolare dal numero 9 Santa Caterina. Il risultato è 4-1.
Ma la Carpisa vuole fare il pokerissimo. È ancora bella palla di Colasurno per Elisa Lecce. Gioca un poco con l'avversario. Palla là dove non batte il sole. 5-1 per la Carpisa Napoli. Inchino per Elisa Lecce davanti ai supporter campani. Ancora il bravo numero 10 campano. Prova a fare il tris, ma Mohamed gli dice di no. Come abbiamo detto, partita finisce 5-1 per la Carpisa Napoli, quarta vittoria di fila. Non è stato semplice come possa far credere il risultato, perché il primo tempo abbiamo sofferto, come giusto che sia in queste gare dove tu sei obbligato a vincere per poter sperare ancora. Quindi il primo tempo un pochettino, diciamo, nervoso più che altro, sbloccato il risultato, chiaramente è tutto diventato più facile. No, l'allenamento non lo è, perché noi le partite, i tre punti valgono tutte le partite, contano tre punti, quindi questa partita era importante vincerla, come sarà importante continuare a vincere le altre partite. Quindi adesso pensiamo alla partita di Bari, che si giocherà domenica prossima con un'altra squadra che sicuramente vorrà farsi valere in casa. Poi abbiamo Perugia, che è un crocevia per il nostro campionato, e quindi Mozzecane, la prossima in casa qui col Mozzecane, che nel frattempo giocherà con il Pordenone. All'andata fu una partita completamente da dimenticare.